Ciao Dudu. Ciao Dudu, sei contento che sono uscite le motivazioni della sentenza? Che dice che ad Arcore c'era un troiaio. Beh, quello sì. Dici c'era un troiaio, però io non sapevo dell'età di Ruby, non sapevo l'età. Non sapevo l'età, non sapevo l'età, ma l'ho timbrata. Che bello che è stare con te. Una volta sarei stato a Milano con tutti i capi di Stato e invece oggi sono qui con te. Sei contento? No, io no. Dai, fammi vedere un bel salto, dai. Fammi vedere un saltino, vai cagnolino, dai. Salta, caga cazzo di un barboncino. Salta, non salti, cazzo, ti faccio saltare io allora. Uè, ma che stai facendo? Povero Dudu. Ciao amore, come stai? Amore Nugaz, ma che fai col cane? Eh no, lo facevo saltare, lo sai che fa dei salti di sua spontanea che è bravissimo? Uè, voglio. Tu mi parli un poco rincoglionito, eh? Tu ti devi svegliare, hai capito? La mia streghetta. Uè, scemonita. Aia. Forza Italia al 15%. Le casse del partito sono vuote. Sì, lo so. Tu adesso chiami tutti i tuoi amichetti. E ti fai ridare tutti i soldi che hai speso in questi anni, hai capito? Miei amichetti non ce n'ho mica più, non è mica facile. Ma perché? Perché sono rimasti. Alfano mi ha tradito, si è portato via un sacco di gente. Fitto ci ho litigato. Marcello è in galera. Senti, chi è... bello. A me non me ne fotte niente. Fatti ridare i soldi come servono. Per cosa ti servono? Per cosa? Tengo un'ideuzza, mi piacerebbe rilanciare il partito. C'è in testa una nuova idea politica? Sì. Vuoi rilanciare il partito te? Sì, perché? Non lo posso rilanciare io? Per carità, sei bravissima. D'altra parte hai iniziato succhiando Calippi, se non sei brava tu, sei perfetta. È bravo, mio amore. Tu sì. Adesso vieni qua con me. Sì, vengo qua. Buono, buono. Sì. Ti siedi. Sì. Non ti faccio niente. No, no. Chi ha più telefono? Sì. Li chiami tutti e ti fai ridare i soldi. Hm? Sì. Che poi ti faccio quella cosa che ti piace tanto. No, la pera cotta no, non ne posso più, ti prego. Non mi puoi fare qualcos'altro, quell'altra cosa là? La minestrina? Piace. Sì, la minestrina, ecco, va bene, brava. Babbo, la facciamo in presso. Sì, sì, sì. Te non fare il furbo perché tutto ciò che lei fa a me, io lo faccio poi a te. Bene. Proviamo a chiamare Brunetta. Vediamo se c'è Brunetta. Vi è piaciuta la cagata che ho detto della pillola avvelenata a Renzi? Bellissima. Bellissima, scusate un attimo. Sì, pronto, chi parla? Forza! Ciao, sì? sono Silvio, ma non mi hai riconosciuto, non hai riconosciuto il numero. Ah, scusa, Silvio, sì, certo, è che ormai io ho il numero della Pascale. Ho capito. Siccome la linea del partito l'ha detta lei, io parlo solo con lei. Ho capito. Questo è il tuo nuovo numero? Sì. Devo memorizzarlo? Sarebbe carino, non lo so. Comunque sono qui con Dudu che vi saluta tutti. Sì. Saluta Dudu, saluta... E vi saluta Dudu, grazie, grazie. Ciao. Sei completamente rincoglionito. Sì, dimmi Silvio cosa c'è, perché ho fretta, dobbiamo andare. Renato, dai, rapido. Senti, volevo parlarti di quel problemino delle casse di Forza Italia. Ti blocco. Mi blocchi? Ti devo bloccare. No, perché volevo chiederti 10.000 euro. Volevi chiedere di 10.000 euro, ma ti devo bloccare? Ho fatto bene a bloccarti, lo vedi? Perché? Perché spiego, non dimenticarti che sono economista. Cosa dice Keynes? Non so. Cosa dice bene, mi dispiace perché Accademia, questo è il capo di un partito che viene condannato ai servizi sociali, crea un danno ai dirigenti del suo partito pari all'importo che dovrebbero versargli i suddetti dirigenti. E Keynes? Lo dice Keynes? Beh, se vuoi ti mando il libro. No, mi fido, ma quindi come va a finire la storia? Sono 300.000 che tu devi a noi. Con un bonifico? Cosa fai? Bonifico. Bonifico? Io bonifico. Bonifico, ottimo. Ti ringrazio. Grazie, grazie, completamente andato. Pagavo tante euro. Fagiolini, ragazzi, completamente andato. Bene, andiamo, è fatto. Brunetta, ma porca di una... Ma guarda sto che... Questo cane! No, sta imparando a volare. L'hai chiamata Renato? Ti ridai i soldi, sì o no? Sto raccogliendo dei consensi straordinari. Hai chiamato Rotondi? E Rotondi no, perché sto già raccogliendo tanti di quei soldi. No, no, ma chiamalo. Lo devo chiamare? Sì, e facciamo in presto. E facciamo in presto, sì. Devo chiamare anche Rotondi. Devo chiamare sto... Che cazzi di Rotondi? Ma questa che piazza è? Piazza Bebiscida. Piazza Bebiscida. Oh, Silvio Caro. Gianfranco, ciao. Che piacere sentire. Dimmi, tesoro mio, dimmi. Senti, Gianfranco, vengo subito al nocciolo. Sì. Mi dovresti dare 10.000 euro. Sai come le casse del partito sono vuote?
Perché? Ma per carità, giustissimo. Appunto. Lo trovo giusto, trovo giusto. Sì. Che facciamo? Preferisci un bonifico o li scaliamo? In che senso li scaliamo? Non ti seguo, scusa. Vabbè, caro Silvio, ti ricordo che io son creditore. Beh, son creditore. Ma perché sei creditore? Certo, son creditore. Ma perché sei creditore? Io nel governo Ombra, ti ricordo che sono governo Ombra, ci sono delle spese. Sì. I fax, la carta, le pasterelle, le piante per fare ombra. Altrimenti non sarebbe un governo Ombra, scusa. Sì, vabbè. Scusa il bisticcio. Ma io però cosa c'entro con il governo Ombra? Quindi alla fine, se tu mi devi dare 56.000 euro, che fai? Mi dai l'assegno, mi dai l'assegno? Ma il governo Ombra... l'hai voluto tu il governo Ombra. Ma sei sicuro? A me non scemo. A me mi era parso che l'avevi voluto tu. Ma no, comunque, io non l'avevo voluto. Io sono fuori in 56.000 euro, che faccio? Non so, ti faccio il bonifico allora, immedifico, immediatamente. Sei un tesoro, bellezza mia, sei un tesoro, bellezza mia. Pronto? Senti. Ragazzi, mi dai lo stonto, bonifica, pronto. Tutti a capri, tutti a capri. Ma porca di una... Dudu, creatura, no. Ma che hai fatto? No, ma perché ho ricevuto talmente tanti soldi che dalla felicità mi è cascato il telefono e sotto c'è la prova della bestiola. Ma quanti soldi hai fatto? Non ci crederai, una gara di generosità. Tutti vogliono partecipare. Chi 30.000, chi 50.000, rotondi 56.000. Per un totale di? 15 milioni di euro. Uè, non è che mi stai dicendo una bugia? No, ho smesso 2 anni fa. Oh, bravo il mio amore. Allora, io adesso vado di là e mi preparo. Però tu devi preparare pure tu. Che tengo una sorpresa. Ti vesti da suora? E io faccio Ronaldinho che sbaglia stanza, facciamo la scenetta. No, facciamo la cenetta. Di quelle eleganti che finiscono con una grande goduria. No, ne facciamo una casual con Vladimir Luxuria. Ma chi, la signora col bigolo? Si chiamano transgender. Transgender? Forse Italia deve fare come la Chiesa. Si deve aprire. Si deve aprire? Se no, scompare. Scompare. Hai capito, amore? Ho capito, sì, ho capito tutto. Guardatemi, sono ai servizi sociali. Gli amici ormai mi hanno voltato le spalle, il partito non esiste più e sono al guinzaglio di una ragazzina. Se sono pentito, non c'è un solo giorno che non penso a quello che ho fatto, a quello che sono stato, al ragazzo che ero. Ho avuto tutto, potere, denaro, successo. Ma adesso so che le cose che possiedi, alla fine, sono loro a possedere te. E vorrei poter andare da quel ragazzo, a quel giovane ragazzo, guardarlo negli occhi e dirgli, ricordati, che chi di figa ferisce, di figa perisce. Grazie.